Yeah. In the last 2 weeks, we've been speaking about Revelation chapter 1. Negli ultimi due settimane abbiamo parlato del Alfa e Omega, che è il libro di Apocalisse, capitolo 1. I have personally had that encounter with God. Praise God. I have personally experienced that encounter with God. And I continue to experience this encounter with God. And when you have this encounter with God, you have no choice but to preach it. Amen. To declare it to your brethren. Amen. You are avuto questo incontro esattamente come Giovanni nel Apocalisse capitolo 1. Io ho avuto questa esperienza nel Signore. Io sono stato portato lì nel cima del Sion per vedere ed sperimentare quella gloria del Padre. E ho sentito una voce che dice che devo dichiarare la stessa cosa che ho visto ai miei fratelli. Per cui io sono qua predicando oggi. At times it's not easy when you preach these things. They don't make sense to the ordinary man. It's foolishness to the ordinary man. Praise God. Hallelujah. A volte le cose che noi predichiamo non hanno senso, non ha senso agli uomini del questo mondo. Sono come stoltezza, cose che non valgono nulla. Alleluia, ma grazie a Dio, perché tu sei qua oggi, perché Dio ti ha dato le orecchie per ascoltare. Amen. The things of God are not accepted by men. Le cose di Dio non sono mai accettate dagli uomini. Hallelujah. Amen. But God has given us grace to realize these things. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. So John was taken up into the spirit, the Bible says. And he heard a voice behind him. A voice like a trumpet. And John turned around to see that voice and to investigate that voice. And his eye was opened to a series of visions. Hallelujah. Giovanni, l'apostolo, aveva sentito una voce. Un fortissimo voce che suonava come una tromba. E lui ha girato per vedere e investigare questa voce che suonava come una tromba. Alleluia. Oggi dobbiamo girare per vedere, ascoltare questa voce. È molto importante, perché ascoltando questa voce siamo garantiti accesso alla gloria di Dio. Amen. Nessun opera religioso può portare un uomo alla gloria. Ciò che serve è di ascoltare la verità dalla bocca del Signore stesso. Alleluia. Amen. E mentre ascoltiamo la verità, siamo, diciamo, sollevati, innalzati di nuovo a quel gloria perduto. Alleluia. Amen. When you hear the voice of God, it lifts you up. Hallelujah. Amen. Out of the miry clay. And sets you once more on that rock to stay. Hallelujah. Amen. So John stands and he sees a very frightening figure. Hallelujah. Hallelujah. He sees one standing in the midst of seven golden candlesticks, whose eyes were like flames of fire. Praise God. Hallelujah. Who had a long vest up to the foot, whose appearance was bright as the sun.
And out of his mouth went forth a double-edged sword. Hallelujah. Amen. And God, speaking through this Alpha and Omega, says, what you are seeing, write it in a book. What you are seeing and what you are about to hear, write it in a book and send it to where? To the seven churches, so that they can see it and hear it. Hallelujah. Amen. And there is a purpose for this, because God knows that if you see this thing and you hear these things, you will be transformed. Praise God. Hallelujah. Glory a Dio. Quando Giovanni ha girato per vedere, per investigare questo voce, Giovanni ha visto una figura che sembrava un uomo in mezzo a sette candelabri di oro. Hallelujah. Amen. Con occhi di fiamme. Hallelujah. Amen. Aveva una apparenza molto brillante come il sole. Dalla sua bocca usciva una spada di doppio taglio. Gloria a Dio. Amen. E questo è stato l'Alfa e l'Omega, è stato Gesù manifestandosi in una forma glorificata. Alleluia. Amen. E ha dichiarato ciò che vedi, scriverlo in un libro e mandare alla chiesa. Alleluia. Amen. Mandare alla chiesa affinché loro vedano questa visione, affinché loro vedano e capiscono quale sia il mistero di questa visione. Every man must see it. Ogni uomo deve vedere questo mistero nei cieli. Alleluia. Perché lì resta la nostra salvezza. Alleluia. Amen. John was seeing the corporate body of Christ. He was seeing your beginning and your end. He was seeing you in your glorified state. He was seeing the mystery of the union that you have with God before this world was. Hallelujah. Giovanni vedeva la chiesa di Dio, il corpo del Cristo. Non è soltanto un uomo chiamato Gesù. Stiamo parlando del corpo del Cristo. Hallelujah. Amen. Un corpo mistico. Hallelujah. Amen. Vedeva quel corpo che è sin dal principio. Hallelujah. Amen. Il primo, l'ultimo. Hallelujah. Amen. Lui vedeva quel corpo di tanti membri, vedeva il corpo glorificati. Hallelujah. Vedeva io e te nella gloria. Amen. 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 E lo Spirito è qua per educarci del mistero del questo corpo. Amen. Egli è qua per darci intendimento. Intendimento affinché conosciamo in verità che in realtà siamo uno con Lui. Amen. Queste sono le cose nascoste. Amen. Dagli uomini. Gli uomini sono velati. C'è un velo sopra la faccia degli uomini. I loro comprensioni sono ottenebrate. E c'è sempre questo pensiero di un Dio lontano e un uomo da qua giù. Un uomo peccatore e un Dio lontano da uomo. Ma oggi la rivelazione è venuta per raccoglierci di nuovo in Lui, coscientemente. Amen. Hallelujah. Amen. This year, to gather you unto Himself once more. Amen. That is the reason why He came. People don't understand me and they don't value this ministry because they think that it comes to make people to clap and to form big buildings and to colorful things. He did not come for all that. He didn't come for glamour or shows and all these things that people do and they call it ministry. He came to
to reveal to you the mystery of this body. Amen. And to gather you unto this body. Amen. Hallelujah. Amen. Non è venuto per formare una nuova religione, per cui gli uomini non sono attirati a questo messaggio. È venuto per riportarci in uno con lui stesso. Amen. Alleluia. Amen. Questo è il motivo per cui il figlio del Dio è stato mandato a uomo. E quando comincia a predicare in questa maniera, quando comincia a camminare e confessare Cristo, vedrà, il mondo sarà contro di te. Quali erano le offese di Gesù? Gesù aveva detto che io e il Padre siamo uno. Hanno portato le sassi per lapidarlo. Blasfemia. What was the offense of Jesus? He declared, I and the Father are one. The people took up the stones and to stone him. That is what is a sinner, is lie. Jesus said, but your Bible, the book you call your Bible, your holy book, doesn't it say that you are God? Your Bible says that you are God. Why do you persecute me? Praise God. Hallelujah. Don't look at your bank accounts. Somebody says, I don't have a job. Don't look at that. Hear what the Spirit is saying to you. Every man in this physical realm has tribulation he passes through. Eh? Amen? Amen. Praise God. Don't think that if you get a job, that's the end of the tribulation. Just start. It begins. Just start. Hallelujah. Hanno portato sassi per lapidare Cristo perché lui aveva la rivelazione del questo corpo nei cieli. Lui sapeva chi era uno con il Padre Dio. Alleluia. Lui sapeva chi era uniti con quel corpo del Signore. Alleluia. Amen. E Gesù ha dichiarato, ma tua Bibbia, tuo libro sacro, non ha dichiarato che voi siete Dio, siete dei, siete tutti figli di Altissimo. Anche i scribi e i farisei. Però loro erano velati a quel momento lì, non sapendo chi lui parlava per la loro bene, you know, gloria. Loro bene. Alleluia. È molto importante capire questa cosa. Alleluia. Amen. Andiamo veloci. 17, Apocalisse capitolo 1, versetto 17. Apocalisse 1, 17. Yes, Revelation, Book of Revelations. Yes. Oh no, I went on in this country for many years. No, know what Revelation did. I go flog you now. Revelation, people, you better be lively. Eh? Yeah, no, just quiet, just concentrate. Yeah. Okay, then the Spirit. Praise God. Revelation chapter 1, verse 17. I'm going to read first Fatu Legida 17 a 20. Okay. Si. Va bene. Williams, Apocalisse, capitolo 1, da versetto 17. Where did they go, this man? Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Va avanti fino a 20. Il vivente io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Fino alla capitolo. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo questo. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro.
Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Amen. Alleluia. Amen. Ha visto subito Gesù ha spiegato il mistero di ciò che lui, Giovanni, aveva visto. You can see that in verse 17, Revelation chapter 2, verse 17. Let me read that first. Are you ready? And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forever. Amen. And I have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be thereafter, the mystery of the seven stars which thou sawest at my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven golden candlesticks which thou sawest are the seven churches. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You see, the first thing that Jesus starts to do, Alpha and Omega starts to do, is to explain the mystery. Hallelujah. Amen. To explain the mystery. That is why he showed us that vision. It's something that we don't understand as men. So he now wants to tell us what it's all about. Ele qua per mostrarci il mistero della nostra unione in lui sin dal principio. Perché lui, Giovanni, vedeva la Chiesa. Vedeva il ministry. I servi di Dio nella Chiesa. Angeli. Quella parola angeli è traslato servi, ministri. Alleluia. Amen. Sono servi, ministri di Dio. Angel in the book of Revelation is translated messengers, messaggeri, ministers, servants of God. Praise God. Hallelujah. So what you are seeing, the seven stars are a group of ministers, messengers. Hallelujah. Amen. Who do the will of God. Hallelujah. And the seven, you saw a golden candlestick. Have you ever visto in candelabra, the oracle sector? Hallelujah. Amen. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Alleluia. Amen. Questo è un candelabro infuocato. Alleluia. Amen. E Gesù era qua in mezzo, le Alfa e Omega. Gesù was in the middle of that candelabro. Gold, pure gold. And he says that these are the seven branches are what? And the churches. Yes. The seven churches. Allora, le sette branche, le sette candelabri sono che cosa? Le sette chiese. Vedi che sono tutti attaccati. Alleluia. Questo, ricordi cosa Gesù aveva dichiarato? Io sono la vite, io sono l'albero e voi siete le rami. Alleluia. Amen. I am the tree, you are the branches. It does not matter what you think. That is the way it is in Cristo è la verità. Alleluia. Non importa come tu puoi apparire come un uomo in questo mondo. Questo è la verità. Io sono quell'albero e voi siete il tranci.
de quel vitesse, c'était les rami de quel albero. C'était tout collegati con il Signore. Amen. È un collegamento divino. È un mistero. Alleluia. Amen. La Bibbia dice che i due diventeranno uno. Alleluia. Questo concetto di Dio a parte di uomo, lui sta per abolire per sempre. Oh, alleluia. Amen. God is showing us a mystery. Amen. Walk in Him. You are connected in Him. Amen. Siamo collegati uno gli altri, siamo tutti uno in Lui. Alleluia. E se noi non conosciamo questa cosa, siamo fuori nelle tenebre. E soffriamo tante cose. Alleluia. E poi sulla mano destra aveva visto sette stelle. Sette stelle sulla mano destra. Alleluia. Amen. Tu sai cosa vuol dire mano destra? Simbolicamente, you know what that means, the right hand? Power. The right hand is the place of what? Power! Hallelujah. Amen. Il mano destra è un simbolo del potere, di piacere. Ricordi, abbiamo letto in Salmi 16? Chi lui ci guiderà a sua mano destra. Alleluia. Dove ci sono piaceri. Alleluia. It's a place of immortality. Alleluia. Praise God. He's leading to his right hand. The right hand is the place where you have the stars of God. Look at the stars of God. Amen. These are the servants of God. Amen. The ministers of God. Amen. Praise God. Hallelujah. This is your place at the right hand. He said, Jesus Christ says, nobody can snatch my sheep from my Father's right hand. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. It's important you know this secret. Amen. And it's here to gather you back into this reality. Amen. You can live in this reality right now here on earth. Amen. Alleluia. Questa è la realtà che noi possiamo vivere adesso. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Per cui dobbiamo ascoltare ciò che lo Spirito sta annunciando oggi. Giriamo veloci. Apocalisse capitolo 2. Ricordare che ci sono sette trombe. Sette trombe. Alleluia. Amen. Ci sono sette trombe e sette sigilli. There are seven trumpets and seven seals. When the trumpets are blowing, the seals are being open. Mentre suona la tromba, i sigilli sono aperti. And when the seals are opened, what happens? The secret, the mystery of God in you is revealed. Hallelujah. Hallelujah. Quando i sigilli sono aperti, il mistero di Dio in te è rivelato. Perché nascosto dentro te è la gloria di Dio. È nascosto, è sigillato. Hallelujah. Però mentre ascoltiamo questo tromba, sono cosa? Questo è il messaggio del Signore. Gesù aveva detto che l'ora viene è già venuto. Quando quelli che sono morti nelle loro tombe udiranno la voce del Signore e li alzeranno nella vita. Alleluia. È lo stesso comunicazione di quel tromba. Jesus Christ says, the hour is coming, and now is when those who are in their graves will what? Hear the voice. Will hear the voice. And they shall what? Rise. You are rising to your glory. You will know that you will hear the truth. And the truth will bring you out of all your misery. Amen.
Ascolterete la verità e la verità ti porta fuori dalla miseria, Amen. Dalla mortalità, la tomba è carne. Siamo tutti addormentati come uomini nella carne, nell'immortalità, non sapendo che noi siamo immortali, incorruttibili. Abbiamo una natura del Padre che è spirito. God is what? Spirit! And if you are in His image and you are in His likeness, you also are spirits. But you became mortal. So the trumpet is getting you back into the Hallelujah. Into your first state. Hallelujah. Let me fast. The first trumpet. Prima tromba. Prima tromba. Is it la prima tromba or il primo trombo? La prima tromba. Sì, la tromba, sì. La prima tromba. Questo è il messaggio alla chiesa di Efeso. The first trumpet is the message to the church in Ephesus. Hallelujah. Amen. This trumpet has to sound every moment of your life. You have to hear that trumpet. Questa tromba deve suonare sempre nel tuo orecchio. Tu devi sempre ascoltare e ricordare ciò che lo Spirito sta annunciando oggi. Amen. Alleluia. Amen. Dobbiamo tutti ascoltare. È importante. Praise God. Alleluia. Anto di Apocalisse capitolo 2 versetto 1. Leggo prima in inglese e poi in italiano. Unto the church, to the angel of the church of Ephesus, right? This thing said he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them to be what? Liars. And hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Amen. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Now listen to this word here. Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly and remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, which thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that has an ear, let him hear what the Spirit said unto the church. To him that overcomes will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Hallelujah. Amen. Who wants to eat of the tree of life? Everybody. Amen. Praise God. God is showing us how to return to paradise today. Paradiso. Hallelujah. Al angelo della chiesa in Efeso, scrive queste cose, dice con lui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri. Hallelujah. Lui cammina in mezzo ai sette candelabri. Alleluia. È una cosa gloriosa. Alleluia. Lui è in mezzo a voi. Perché questo sono le sette chiese. Sono le chiese. Lui è in mezzo a voi. Alleluia. Alleluia. Amen. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza
e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova con loro chi si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se non verrò presto da te e rimuoverò tuo candelabro dal suo posto, e non, se non ti ravvedi. Tuttavia, hai questo che odi le opere dei Nicoletti, che odio anche io. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Alleluia. Amen. Tu vuoi mangiare da quell'albero? Yes. Della vita? Sì. In mezzo al paradiso di Dio? Sì, sì, sì. Ma io vi dico una cosa oggi. Quel paradiso di Dio non si trova nel Medio Oriente. Nemmeno in qualche luogo fisico, come pensavamo nel passato. Sì. Alleluia. Il paradiso è un concetto spirituale, è un reame. Che ogni persona può arrivare adesso, ascoltando la voce del Signore. Amen. Alleluia. Cosa dice qua? Chi ha orecchie, ascolti la comunicazione dello Spirito. Chi è lo Spirito? Dio è lo Spirito. Il Signore è lo Spirito. The Lord is the Spirit. That Spirit is the Alpha and Omega. Hallelujah. It's one personality. And when he speaks, he declares only God. He declares only what we are seeing out there. That is all you ever need. Hallelujah. Quando lo Spirito comunica agli uomini, lui annuncia soltanto quel mistero che è nel cielo, il mistero del Cristo a noi. Perché mentre vediamo questo mistero, mentre capiamo, mentre comprendiamo, mentre contempliamo questo mistero, siamo trasformati. Alleluia. Amen. Ad essere come lui. Amen. Alleluia. 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 Amen. Basta ascoltare. Sedetti al mio mano destra e ascoltare. Alleluia. Ascoltare. Ascoltare. Questo è ciò che lo Spirito sta dichiarando oggi. Ascoltando possiamo ritrovarci nel paradiso. Sperimentare di nuovo la bellezza della sua presenza. Amen. Nella sua presenza è la pienezza di gioia. In his presence is the fullness of joy. His presence is in the Garden of Eden. It's paradise. Hallelujah. Adam was driven away from the garden, but today he's now taking you back. Amen. Into the garden. You remember Adam? When he sinned, what happened? Driven away in his mind. But today God is reversing that. Amen. Hallelujah. Amen. I'm bringing you back to your place in the garden of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dio sta, diciamo, riportandoci a quel luogo da dove Adamo si è caduto. Ricordi che Adamo è stato mandato via da quella presenza nel giardino, nel paradiso. Alleluia. Amen. Ma Cristo
è venuto per riportarci lì. Alleluia. Alleluia. In quel posto non esiste la morte. Non esiste il dolore, il gemito. Tutte queste cose scompariranno per sempre. Questa è la parola di Dio. Ma pochissimi trovano questo posto. E siamo in quel poco, Si ascoltiamo. E lasciare che lo Spirito ci guida nella sua presenza. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. We have to let the Spirit of God lead us back into His presence. And we do this by hearing. Amen. Hearing and hearing again and again and again and again. Hallelujah. Amen. So the seven stars at the right hand, he says that, remember from whence you are falling. Have you heard of the falling stars? Yes. You know, when you see a falling star in heaven, if you come out at night, you see a falling star, it's a parable. God is showing you how you fell. And when the falling star falls, it goes into darkness. It disappears. Hallelujah. Amen. Ricordare da dove sei cadute. Hallelujah. Hai visto nella serata le stelle cadenti? Qualcuno ha visto una stella cadente? Non ha mai visto? You don't see the star falling. Non hai visto una stella che cade? No. Ma tua figlia ha visto. Ma quando vedi una cosa così, in realtà è un parabola. Ti spiega come sei caduto dalla altezza di Dio. Quando vedi le stelle nei cieli, in realtà stai vedendo i figli di Dio che sono seduti nei luoghi celesti. Cristo. Sono tutti paraboli. Tutti ciò che vediamo nel questo mondo sono paraboli che esprimono le cose invisibili di Dio. Tutti ciò che vediamo sono paraboli. Tutti parlano, tutti dichiarano la gloria di Dio. Tutti. E quelli che sono fuori nelle tenebre vedono tutti in parabole, non capendo il mistero dietro le parabole. Everything you see in this world today is what? A parable. If you see stars in the night, you are seeing sons of God sitting down and ruling and reigning in Christ. In heavenly places. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Don't be scared if you hear that. It's a washing machine. Oh, it's not direct. I will love a t-shirt. No, I will tell you more. You have visto qualcuno sta cercando di arrivare alla. Hallelujah. Amen. So all these are parables. Praise God. Hallelujah. So when you see a star falling, it's a parable of how a son of God falls from the height of God. Praise God. Hallelujah. And God is revealing to us. Amen. I'm going to laugh. It's like, quando quella cosa è caduta lì, ha detto che le stelle stanno cadendo. Hallelujah. Amen. So dobbiamo ricordare da dove siamo caduti. Dobbiamo ricordare nostro posto al mano destra di Dio. La Bibbia dice che lo Spirito quando verrà ti porta ricordo. Ricorda, hallelujah. Sta portando ricordo di te nella gloria del Padre. Gesù aveva detto che voi eravate con me prima del mondo. Queste sono cose dimenticate dagli uomini che sono addormentati nella mortalità. Jesus Christ says what? You were with me before this world was formed.
But these are the things that are what being forgotten by men who are sleeping in the dust. Men who are subject to vanity. He says, remember and what? Repent. Amen. Ricordare da dove sei caduto e ravvederti. Ricordi Gesù? Repent for the kingdom of God is at hand. Ravvederti perché il regno di Dio è vicino. Questo è 2000 anni fa. Il regno di Dio è dentro te. The kingdom of God is where? Inside. And you can realize it by repentance. Cosa vuol dire ravvedimento? How do we repent? Oh, andiamo a chiesa in Domenica. Oh, pastore, ho peccato. Perdonami. Peccare. Come possiamo ravvedere? Come fai a pentire? Cambiare il modo di ragionare. Ravvedimento significa cambiare il modo, metanoia significa cambiare il modo di ragionare. Dobbiamo essere rinnovati nella nostra mente. Cambiare il modo di ragionare. Change your way of thinking. When you change the way you think, you now begin to think once more as a creature of God, not just as a mortal. You first of all remember. When you now remember from where you have fallen, you remember your place in glory in the hands of God. Because you're not ordinary men, you're not male or female or whatever. All these things you think you are in this world, you're not. You are sons of God. Offsprings of the Almighty God. Remember from where you've fallen. And when you remember, now reconnect, change your way of thinking and go back to that first state. Prima vedere, ricordare da dove sei caduto, le altezze dello spirito, Mount Sion. E da lì comincia a cambiare il modo di ragionare. Non ragionare più come una bestia, un uomo carnale della terra. Comincia a pensare, a camminare, a vedere le cose come da figlio di Dio. Amen. Chi è al di sopra di tutti? Lui dice che se non ravvedeti, il tuo ramo sarà tolta da quel albero. Amen. In realtà questo è l'albero della vita. Alleluia. Amen. 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 Gloria a Dio. Amen. Hai capito? È una cosa continua, presente e continuo. Quando camminiamo nella carnalità, ereditiamo la morte. Alleluia. Di essere carnali significa la morte. Ma quando cominciamo a camminare nello spirito, da figli di Dio, cominciamo a assaggiare, a sperimentare la vita eterna di nuovo. Alleluia. Ricordare e tornare a quel primo stato è il messaggio ora alla Chiesa. Gloria a Dio. Non dobbiamo guardare una condizione fisica. We don't have to look at your physical conditions. Amen. Amen. I've always told you this thing is by faith. Ho sempre detto questo è una cosa della fede. Amen. Dobbiamo imparare a ricevere, a ferire le cose invisibili di Dio. We have to learn to lay hold on the invisible things
of God. Because you're not of this world. E poi mentre camminiamo nello spirito siamo garantiti ogni cosa che servono nel questo vita. We are guaranteed everything we need in this present life as we walk in the spirit. Amen. It is true. This is the word of God. Dobbiamo cercare per primo il regno di Dio e tutte le altre cose ci seguiranno. Alleluia. Perché se tu sei figlio di Dio, gli elementi di questa terra sono lì per servirti. If you are the child of God, everything, the elements of this world are there to serve you. Praise God. Hallelujah. But you have to have the faith. Praise God. Hallelujah. We have that guarantee to enter back into paradise and experience the joy of the presence of his salvation. When you are enveloped in the consciousness of God, enveloped in his presence, no more fear, no more death, amen. No more poverty consciousness. Amen. Hallelujah. You know you can have no money in your account and still be richer than the one that has a billionaire in his account? Of course. Right? Of course. Two points are very important, corrente e rosso. Però tu sei più ricco di uno che ha miliardi in conto corrente. È vero, alleluia. Amen. Questo è la realtà. Perché tu sei camminare in quella coscienza da figlio di Dio, sei garantito i beni da questo mondo. Amen. Arriveranno. Amen. Gesù ha dimostrato questo quando ha tolto soldi da quel bocca del pesce, del mare. Alleluia. God demonstrated this when he removed, Jesus removed the coins from the mouth of the fish. Amen. That when you walk in the consciousness of the Son of God, the goodies of this world, those things that you need, will follow you. Amen. Now hear what I said, the things that you need, not the things that you want. Because our wants are very much. Unlimited. Ho detto che ciò, quando camminiamo nella coscienza del figlio di Dio, nella questa conoscenza, le cose che servono a noi ci seguiranno. Non le cose che noi vogliamo, così così. Qualcuno può dire io voglio un piccino a casa mia. Quando sveglio il mattino ci sarà un piccino nuovo. Io voglio un aereo, Dio. Alleluia. Io voglio un conto in verde. Alleluia. E poi, tu basta ricordare, tornare a quel primo stato. Alleluia. Amen. Tu sei lì al mano destra del Signore. Tu puoi credere oggi? Yes. Do you believe this on today? Yes. Let the Spirit lead you to this reality. Amen. Alleluia. Amen. Cancel negativity from your mind. Hallelujah. Praise God. Amen. If you had a problem with a bad habit or something, let it go. Don't worry. Look at what the Lord is telling you about yourself. Amen. Not what your mind is telling you or what people are telling you. Amen? Amen. Amen. Look at what God is telling you. Amen. Amen. This word is for everybody, eh? Not for any better, there's not like any good man anyway. It's for everybody. Amen? Amen. Whether the one when they go road or the one when they go road, it's for everybody. Somebody will not like this preaching, but it's the truth. It's for everybody. Nobody is better than anybody. No. We're all the same in the eyes of God. Nobody. Amen. Amen. Some people don't like this preaching. They will call me later and say, Pastor, but that's where you talk. Amen. Hallelujah. Amen. So let us believe. Crediamo. Hallelujah. Amen. Atiamo in credi. Jesus. Amen.
abbiamo sentito la prima tromba. We have heard the first trumpet today. Praise God. And God is reminding us of our place among the seven stars. Amen. Dio ci sta ricordando del nostro posto tra le sette stelle. Al mano destra di Dio. Alleluia. Amen. Questo è il posto della benedizione. Egli ci sta raccogliendo presso sé. Alleluia. Amen. Amen. Egli ci sta raccogliendo presso sé. A quel mano destra. Ricordi quel parabola di Gesù? Dei capri. I capri e le pecore. Le pecore sono raccolti dove? A destra, nel posto della benedizione. E questa cosa sta succedendo adesso mentre ascoltiamo. Non aspettare un futuro evento. Alleluia. Mentre ascoltiamo la voce del Signore, raduniamo a quel mano destra. Alleluia. As we are hearing the voice of the Spirit, we are being gathered at the right hand. Amen. Amen. Don't be carried away. Don't let people, you know, voices of men distract. Non dobbiamo essere portati via dalle varie parere e voci degli uomini. Uomini religiosi, alleluia. Con il loro ordinamento, tutto quanto. Ascoltare la pura voce dello Spirito. Amen. Alleluia. Il Padre è qua per portarci a quel cima ed sperimentare nella sua gloria. Amen. Alleluia. Amen. Can you come up, baby? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Father, we pray for everybody here today. Amen. Your right hand rest upon them. Amen. For those who will hear this word anywhere in the world, Father, bless them. Amen. Hallelujah. Let their eyes be open. Amen. And their ears open. Amen. To enjoy the glory of the ages to come. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory be to God. Praise the Lord. Amen. Lord and Signore. Amen. As we were praying, not now, when they were this sermon was on, the Lord showed me vision. He showed me vases of pots. Inside the vase of pots, there were flowers. But the flowers were still, they are just coming out. So it needs to be watered for it to blossom. Praise the Lord. That was what the Lord revealed to me. Aveva lei una profetessa, aveva visto alcuni vasi di argilli con delle tanti, con delle pianti che crescevano da dentro. Io credo che Dio sta parlando della nostra crescita nella fede. Alleluia. Quei pianti devono essere annaffiati con acqua, devono essere curati affinché crescono alla maturità. Alleluia. Questa la volontà del Signore per noi è che noi cresciamo fino alla maturità. Amen. God wants us to grow into maturity. Amen. Of the faith. Praise God. Hallelujah. So let's thank God for how God has led us today. Thank you. In Jesus' name. Amen.